Paolo Conte fece una mostra a Bologna che era intitolata Un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità, disegni, appunti e canzoni di uno nato nel 37. Quindi Paolo Conte non fa mistero della sua età, è nato nel 37 e perciò a 8 anni, quando la guerra finisce, diventa adolescente negli anni della ricostruzione, quando l'Italia pian piano, faticosamente, rinasce appunto avviandosi addirittura verso il miracolo economico di fine anni 50, inizio 60. E credo che la canzone che meglio fotografa quel momento storico sia proprio una canzone di Paolo Conte, che è La Topolino Amaranto, che è anche secondo me una delle più belle ed efficaci canzoni pacifiste italiane. Siamo nel 46 appunto. La guerra è finalmente finita, la pace è tornata, anche se si presenta con un aspetto sinistro di rovine e macerie, un paesaggio che non va, come dice appunto Paolo Conte nella canzone. E io mi sono un po' documentato su questo anno. La guerra ha reso inservibili, siamo nel 46, 24.000 chilometri di strade e 8.000 ponti. La benzina è rincarata, dice Paolo Conte nella canzone, e in effetti nel settembre 46 la benzina aumenta da 20 a 27 lire al litro. Paolo Conte è un appassionato di automobili e sceglie la Topolino Amaranto appunto come piccolo consolante simbolo di ripresa economica. Nel 46, proprio nel 46, la Fiat presenta il suo primo listino del dopoguerra, gli stabilimenti hanno ripreso a produrre ma molto lentamente. In quell'anno l'industria automobilistica italiana produce 10.000 unità, 6 volte di meno di quello che di prima della guerra. Il prezzo della Topolino, tenendo conto dell'enorme inflazione che come sempre ha portato la guerra, è passato da 8.900 lire dell'anteguerra a 165.000 lire e senza pneumatici, perché non se ne produceva ancora di pneumatici, bisognava ricorrere al mercato nero oppure usare gomme di fortuna. Quindi sono ben pochi quelli che possono permettersela. E le auto in Italia in quell'anno sono appena 150.000, quindi una ogni 300 persone. Quello che racconta Paolo Conte nella canzone quindi è più che altro un sogno, un'utopia, insomma, simbolica. Ma credo che nessuno come lui abbia saputo rendere meglio la ripresa della vita, lo sforzo di guardare all'insù anziché all'intorno per poter tornare a vivere e amare. E comincerei proprio quindi con la Topolino Amaranto, in una versione molto particolare, perché è una esecuzione, vedrete, un Paolo Conte dannata, insomma, perché qui siamo proprio in bianco e nero di metà anni 70 circa. E Paolo Conte canta questa canzone ad un pianino verticale, credo di quello di casa sua, ma vicino a un compagno d'eccezione che è Lucio Dalla, che lo accompagna con dei vocalizzi strani. E quindi partirei con la Topolino Amaranto. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, non li trova un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità, sulla Topolino Amaranto, dai siedimi accanto che adesso ci va, se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso, ah che fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino Amaranto si va con l'incanto del 46. Bionda non guardar dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, e appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su, beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Ratatatatata, ratata, ratatatatata. Sulla Topolino Amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. La 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 la
Topolino, Topolino. Ra 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 ra